Perché Frosinone e perché scendere di categoria? Perché se vedo un po' la mia stagione, ho giocato solo 10 partite, quindi grosse pretese non ne potevo avere. Poi il fatto di conoscere Marco Giannizzi, di fidarmi della sua persona e della sua serietà, il fatto di un po' di fare un campionato importante da protagonista e il fatto di l'esperienza di giocare con mio fratello mi hanno portato a fare questa scelta. Sei un difensore duttile, puoi giocare a destra, a sinistra, al centro, ma a Matteo Ciofani dove piace giocare? Io sono un terzino destro, una difesa a 4 e quello è il mio ruolo, poi mi adatto a tutto. Che esperienza potrà essere quella di giocare nella stessa squadra con tuo fratello? Non lo so, spero positiva, non penso sarà facile anche perché siamo molto legati, quindi spero che le cose vadano bene, perché se vanno male a uno l'altro ne potrebbe risentire, però siamo due persone positive, siamo professionisti, siamo grossi e vaccinati, quindi spero che sia solo positiva. A fare la differenza nella scelta Frosinone, gli obiettivi di questa società? Gli obiettivi di questa società e poi ripeto la persona di Marco Giannizzi che è quella che conosco di più e poi le ambizioni di risalire, anche perché è sempre più difficile trovare squadra, poi la mia stagione non è stata molto positiva, quindi non potevo appunto avere grandi pretese. Ho giocato diverse volte qui a Frosinone quando ero in Serie B e è bello lo stadio pieno. E io che cosa voglio dire? Voglio dire di stare vicino a noi, ma non nei momenti dove si va bene, soprattutto nei momenti più difficili, perché è lì che un giocatore ne può risentire. E chiedo di mettere a proprio agio tutti i ragazzi, anche perché penso sarà una squadra giovane, quindi non tutti sono abituati a pressione.